Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacialosphere ed oggi giocheremo con Thorbjorn, il nano che monta le torrette essenzialmente. Bene, andiamo a vedere subito le sue abilità. Sparachioli, arma a lunga gittata e a bassa cadenza di fuoco. Oppure arma a corta gittata potente ma poco precisa. Poi, martello da forgia. Colpisci per riparare la torretta o danneggiare un nemico, va bene. Poi, nucleo ardente, crea pozze di scorie fuse che danneggiano i nemici, infligge danni aggiuntivi all'armatura, ok. Poi, maiuscolo, posiziona una torretta che si costruisce da sé. E sovraccarico, fornisce salute aggiuntiva e aumenta la velocità d'attacco, movimento e ricarica, ok. Abbiamo capito. Pronti? Vai. Quindi maiuscolo mette giù la torretta, spariamo con la sparachiodi, così. Va bene. Con lei ci buffiamo, alla fine un buff. Allora, la torretta direi che possiamo metterla tipo qui dentro. Perché non va? Perché non si potenzia? La situazione si scatta. Distrutta? Torretta distrutta, sì. Ma perché non si potenziava? Scusatemi. Martello da forgia. Colpisci. Ah, devo cambiare. Giustamente, devo cambiare arma. Va bene, va bene, va bene. Ora abbiamo capito. Da questo avete capito quanto io abbia usato Thorbjorn anche in Overwatch 1, vero? Praticamente quasi mai. Con due si cambia arma, ok? Si potenzia la torretta, va bene. Va bene, va bene, va bene. Cioè, va bene un corno in realtà. Mettiamo la torretta qui. Poi potenziamola. Togliti dai piedi. Poi vai, andiamo noi di attacco ora. Non riusciamo a colpire nessuno, davvero. No, la mia piccola distrutta. Ho visto che siamo in minoranza, mannaggia loro. Ah, la butta giù così, ok. No, allora ho sbagliato. Niente da fare. Divertentissimo da giocare Thorbjorn, vero? Divertentissimo proprio. Boh. Non capisco cosa ci trovi la gente di divertente a giocare Thorbjorn, ve lo dico con tutta onestà. A me sembra semplicemente un campione molto brutto. È il momento di sfogarsi. Dai, perché non è morto, che sfiga. Peccato, peccato. Devo riuscire a mettere la torretta da qualche parte, magari un po' migliore, che dite? Che dite, Magari quassù? Guarda che quassù poi la tolgono subito. Cioè, il problema della torretta di Thorbjorn è che, cioè, letteralmente la distruggono subito. Brava, brava, spara torretta, spara. Niente, è andata. Come vi dicevo. Ho ultato pure a caso qua. Peccato. E qua colpire qualcuno con quest'arma è praticamente impossibile da lontano. Cioè, devi andare a culo praticamente. Devi andare totalmente a culo. E mo arriva quello là a distruggere tutti. Cioè, ho fatto una doppia. Cioè, non l'ho fatta io ovviamente. Ha fatto la mia torretta. Boh, va bene torretta, brava, continua. Continua pure. Eccolo che parte, arriva. Mi prende la torretta? Non me la prende la torretta. Come fanno del male alla mia torretta? No, eh? Andiamo a curarla. Bravo. Sei full? Bravo. Guarda com'è incazzato quello sulla torretta.
Boh, va bene. Ci ho provato. Peccato che mi sa che ce la conquistano al tempo supplementare. Cioè, ho fatto dei danni atroci, ma è la torretta in realtà che li ha fatti. Io non ho fatto niente. Abbiamo vinto? Ah, oh, bella, bravi. Va bene. Primo round vinto, ottimo. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Pronti? Comportati bene, Fox. Posso ancora farti giustiziare. E vai coi passi. Si comincia. Andiamo, andiamo, andiamo. Come va? Saluto. Ciao, ciao. Pronti? Dai, yeah. Dobbiamo mettere la torretta, raga. La torretta. Allora, torretta, direi di metterla tipo da questa parte. Mettiamola tipo... tipo qui. Vai. No, la mia piccola. No, niente, già rippata. Va bene. Ma dai, ma perché me la distruggono subito? Stronzi. Mi sto sovraccaricando. Ok, va bene, era solo un'esca la torretta, gliel'ho buttata letteralmente come esca. Non mi aspettavo facesse qualcosa. Ma mettiamola magari tipo qui dietro, no? No, sparate alla mia torretta, bastardi. Ma no, dai, che schifo la torretta qua però. Che male mi ha fatto? Ok, vai, torretta qui dietro. Mi sa che la torretta muore lì, eh. Sì. Buono. Ma davvero ho ammazzato tutti io? Ma boh, ragazzi, va bene. Sapete dove la potrei mettere la torretta? Tipo qui sotto. Però non se l'aspettano, no? E appena loro cadono, li colpisce. Vediamo se può funzionare come tattica. E guarisco? Sentite. No, ti guarisco. Oh, raga, io continuo a sparare così. Un po' a casaccio, ma potrebbe funzionare. Raga, la torretta lì funziona. Funziona, non se l'aspettano. Non capiscono che arriva da lì. No, lei lo sa ora. No, lei lo sapeva. Dai, non vale. E un po' si gode, eh. Hanno usato distruggere la mia torretta, un po' si gode. Adesso magari mettiamogliela tipo in un altro posto inculato che non se l'aspettano. Tipo qui. Però l'ho messa davanti al lampione, non so quanto possa andare bene. Ok, abbiamo vinto questa partita. GG. Dai, dammi l'azione del game così a sfottò. Proprio, te guarda, hai usato l'aimbot e ti diamo l'azione del game. No, niente, va bene. Vabbè, già anche era tipo la ultimate molto probabilmente. Vediamo, eh. No, non, senza ultimate. Ha bombardato tutti di bombe. Ma arrivano delle kill poi.
Ah, questa era l'azione del game. Scusami. Scusami, non ho capito, Overwatch 2, tutto bene? Vabbè, comunque, questa prima partita con Torbjorn è finita, andiamo a fare subito la seconda. Partita trovata. Andiamo a prendere di nuovo Torbjorn e dovremo attaccare. Ok. Torbjorn evidentemente eccelle nella difesa. Nell'attacco non so quanto possa essere interessante, ma penso che questo però sia una mappa non d'attacco, tipo di scortare il payload, ma d'attacco di conquistare la zona. Quindi in realtà non dovrebbe essere nemmeno malaccio, come la prima partita che abbiamo fatto in realtà. Andiamo con la skin Rustclad. Sì, Fuori gli infatti. attrezzi. Dobbiamo semplicemente andare lì a conquistare la zona. Devo riuscire a mettere la Solita ordinaria torretta in un posto amministrazione. dove loro non se l'aspettano. Questa è la chiave di Torbjorn, secondo me. Ma che canestro? No, peccato. Che Torbjorn è addirittura troppo forte. Tu ce la Il fai? Grande? successo No, va di cercato poco. nell'armonia. Ok, vediamo, così dovrebbe entrare. No, sono un po' troppo storto, vai. Ah, peccato. Tre, due, Peccato, peccato, uno. peccato. Andiamo, andiamo, andiamo. Oppa. Conquistare l'obiettivo. Dai, spariamo un po', giusto per far capire con chi hanno a che fare. E andiamo a mettere la torretta Appare la barriera. qui dietro, dove loro non se l'aspettano. Molto meglio. Così gli sparerà da qui. Corretta in posizione. Ma no, questa lo sa, ogni volta Via viene a prima. prendermi lei perché lo sa. Buon crepa, ci sta bene. Valutare un leader. Dai, dai, porco cane, Moira. La tizia che non deve mirare, che fa un bordello di danni a caso. Comunque io, dai, ho ucciso praticamente il loro tank ed ho impegnato il loro support. Mettiamoci Il alla punto l'hanno bestia comunque proprio. conquistato loro. Qua il team non ha girato molto bene, eh. Guardate i danni del nostro Reaper. Non sono proprio il massimo, i danni del nostro Reaper. Vabbè, raga, però. Ma dov'è il mio team? Ma dove sono i nostri tank? Dov'è Winston che si butta dentro? È morto Winston, molto probabilmente. Posso ancora Guarda dove sono tutti, combattere. tutti là. Io qua. Mi sa che questa partita, boh, sarà un po' difficile da completare. Mettiamo subito la torretta qui. No, qui no, però avevo uno spreco. Andiamo a metterla qui dietro. Tipo qui. Ma ancora mi hanno visto subito! Ma dai, ma che palle però! Questa è sfiga, ragazzi. Questa è solamente sfiga. Cioè, io arrivo per mettere la torretta, questo esce proprio in quel momento. Va bene. Però vabbè, non ha senso effettivamente metterla lì. È una cosa che sbaglio. Posso Perché loro tra ancora l'altro usciranno combattere. sempre da lì. Loro continuano a uscire da lì. Il problema è che loro hanno un Reaper che sta facendo 2500 danni, non un Reaper che ne sta facendo 400. Mi sa che è questo il problema di questa partita, La butto lì. Niente, è disintegrata. Vabbè, ma non si riesce a capire niente con questo Reaper qua. Cioè, lui fa quello che vuole, il nostro non fa nulla. A livello di danni sto cercando di far qualcosa, ma nessuno del mio team sta facendo nulla. Mancano Non so ancora perché un mi abbia paio di messo con questo antiche. team. Forse ne ho vinto un po' troppe. Non lo so, quindi me ne vuole far perdere una. Guardate, è veramente impossibile far qualcosa. Vabbè, da questo glielo lasciamo. È un round che dobbiamo lasciarci. Guarda, non sono neanche riuscito a buttare, Scatena cioè, la boh. guarigione. Io avrei fatto il macello con la ultimate se avessimo avuto un po' più di tempo, no? E non avessero vinto. Uccisione doppia. Uccisione doppia, va bene. Va bene. Mi sono ripreso così un'uccisione un po' a caso. Mi sono boostato Ce la probabilmente i farei danni. anche da Sì, mi solo, sono boostato le Pepin. statistiche dei danni con quella ultimate. E via. E andiamo Il con delta M questo del canestro dato raggio incredibile. Q è approssimativamente. E andiamo Mi sfugge la formula. con Cinque, questo quattro, canestro incredibile. tre, Nada. secondo. Vai, vai, vai. Sperando che magari qualcuno. No, ma. Ha cambiato, Colpa attenzione. Non ha nostra. più preso il Reaper, ma ha preso Sojourn, che è sicuramente un po' più facile da usare. Ascolta Sicuramente. Allora, io la torretta la andrei a mettere tipo qui. imminente. La barriera è dentro. La barriera è stata distrutta. Vai, vai, vai.
buono. Secondo il progetto. Trasta il processo, trasta il processo, bravo. Buono. Vai, potenziamo la torretta. Ma si potenzia ancora la torretta? Non si potenzia più, semplicemente la puoi riparare e basta. Immagino. Immagino che tu la possa solamente riparare. Attenti qua, eh. La mia barriera è andata. La mia torretta è sotto attacco. Attenzione qui. A fare la barriera. Ah, mi ha distrutto la torretta. Devo rimetterla immediatamente. Devo rimettere la torretta. Ah, ma è stata distrutta ancora la mia torretta, no? Ancora di lei. Brava torretta, brava. Ma che colpo che gli ho tirato quel coso là. Ma hanno davvero tutti questi problemi con Reaper? Ok, il globo della discordia, va bene. Devo stare pronto appena arrivano qui con tutte le loro forze a tirare la ultimate. Attenzione qui. Vai, ultimate. Hanno distrutto la mia torretta, purtroppo. Ah, cacchio, è arrivata Moira. Vai, vai. Proseguiamo. Ho perso l'equilibrio. A me. Attivo la barriera. Facciamo il giro, va. Aspettiamo che arrivino anche loro. Buono, bravo. No, la mia povera torretta. Già distrutta. La barriera si frantuma. Dai, torretta, 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 forza. Ah, peccato, no. Peccato. Avevano ucciso tutto il mio team, praticamente. E niente, raga, 6.000 danni, praticamente, però. Non riusciamo a portarla a casa. Il loro Reaper ha fatto molto più danni. La loro Sojourn molto più danni. Il nostro danno continua a cambiare campioni, ma, boh, continua a far cagare con tutti i campioni pure che prende. Andiamo a mettere la torretta, va. Di nuovo, ma io perché arrivo qui e c'è già la gente che mi distrugge? Niente, ma cosa devo dirgli a questi? Scusami, 3 contro 1. Boh. 3 contro 1, tra l'altro, con Moira. Moira, Reaper, bastano, avanzano per ammazzare un botto di persone. Guarda Moira, 4.800 danni, praticamente 5.000 danni. Moira. Guarda, ah. Oh, finalmente. Attivo la barriera. Buono. E bisogna arrivare sul punto, raga. No, non ho conquistato. E niente. Peccato. Qua si poteva vincere. Si poteva davvero vincere. Questa è l'azione migliore della partita. Ah, quando c'erano disintegrati, ok. Cioè, guarda lo Reaper, boh. Palesemente troppo più forte del nostro. Comunque, andiamo poi a fare l'ultima partita con Torbjörn del video.
Partita trovata, andiamo con l'ultima partita del video con Torbjorn e magari mettiamoci anche l'aspetto di Overwatch 2. Eccoci qui. Pronti? Pronti alla battaglia, pronti a mettere la torretta. Tra l'altro vi ricordate che in Overwatch 1 si poteva potenziare la torretta, vero? Qui l'hanno tolta, mi sa. Qui l'hanno proprio tolta come meccanica. Sì, posiziona la torretta che si costruisce da sé. Hanno, diciamo, hanno fatto una cosa secondo me corretta. Hanno tolto un po' di focus dalla torretta nel kit di Torbjorn e hanno dato un po' più invece di focus a lui che spara effettivamente in giro. Ha senso, perché avere i campioni che vanno di aimbot in un gioco in cui bisogna mirare e sparare non è proprio il massimo. C'è una cosa che non ho mai capito come scelta stilistica e di game design, quella di mettere un campione che si basa sull'aimbot, anzi due, perché in Overwatch non che si metra era uno che si basava molto più sull'aimbot. Ah, siamo pronti? Posso mettere tipo la torretta ferma. Qui? E ce la caveremo, sì. Benissimo. 5, 4, 3, vediamo cosa riesco a fare, No, la mia torretta! Niente, è già andata. Come ci avevo lavorato tanto, l'hai messa lì e poi te ne sei andato. Ci avevo lavorato tanto. Ok, a questo punto la torretta si mette qui. Oh raga, ma cosa mi è successo? Sono rimasto bloccato lì dentro. No, comunque difficile. Ho fatto 1300 danni, per carità, eh. Cioè, ho fatto un bordello di danni. Però mi sa che sono stati quasi tutti mitigati. Vediamo, cosa si riesce a fare ora. Dai raga, ammazzate qualcuno di loro, per favore. Guarda, non muore nessuno, né di loro né di noi. Ok, è morto nostro, giustamente. Ucciso la Kiriko, muore pure l'altro. Oh, che bisogna fare? Niente, la torretta muore subito. Hanno simme tra loro. Niente. Tra i campioni che vanno di aimbot, lei è palesemente la più forte. Andatevi a vedere anche il video che ho fatto con, su Symmetra e noterete che giocando contro Torbjorn è una passeggiata praticamente per lei. È molto più forte rispetto a Torbjorn, ma molto più forte. In generale penso che Symmetra sia il champion da danno più forte che abbia mai provato. Il campione non che fa più danni in assoluto, quella è Fara. Fara è quella che fa più danni in assoluto. Però il campione più forte, l'eroe più forte è indubbiamente lei. La mia torretta è sotto attacco. Non uccidete di quelli che vogliono distruggere la torretta, no? Buono. La mia torretta comunque è ancora viva. E sta sparando a quanto pare. Ma rimane in vita anche dopo la mia morte? Guarda che tentano di distruggerla, infami. Sì, ok, è stata distrutta ora. Però penso che abbia fatto un bel po' di danni, minchia. Si è fatto un po' di danni la torretta. Alla faccia. E se riesce a metterla nel posto giusto, davvero la torretta è distruttiva. Ah, l'hanno distrutta ora, ok. Va bene. Tendi di metterla ancora lì sopra, Anche se ormai se l'aspettano in realtà. E aspettandoselo non è più così forte come cosa. Appunto, disintegrata subito. No, non devono aspettarsela, altrimenti è troppo semplice per loro distruggerla. Mettiamola qui sopra. Niente, qua ci ho provato a mantenerla. Dai, ma non colpisco nessuno, davvero? Non ho colpito nessuno lì. C'erano tipo 5 campioni nel mio schermo, non sono riuscito a colpirne manco uno, va bene. Guardate però i danni. I danni sono davvero elevati. Il problema è che vengono fatti un po' a casaccio dalla torretta, quindi non è che sei tu che sei bravo. È la torretta che spara, quindi...
È un po' falsata quella statistica, mettiamola così. Ok, torretta mettiamola qui. Laghino, laghino abbastanza pesante, abbastanza palese. La mia torretta è sotto attacco. Niente, l'hanno distrutta. Niente. La situazione si scatta. Questa poi si gasa quando prende un po' di danno, si gasa, diventa fortissima. La torretta sta sparando, no, non credo. Non so se sia ancora viva. Io comunque sto volando su dei danni assurdi, eh. No, ma va distrutta già anche la torretta subito. Può prendere danni davvero elevati con Torbjorn. Però come vi dicevo appunto è la torretta. Non è che sono bravo io. Eccoli lì, morti tutti. Grazie. Dov'è? Lui riesce a distruggere la mia torretta con una facilità estrema. Mi sto sovraccaricando. Devi farne ancora di strada. Buono. Kiriko obliterata. Niente, non ho fatto tempo nemmeno a iniziare a sparare la mia torretta in quel caso. Avevo ancora Simmetra, guarda caso lei. Cioè, Simmetra è troppo forte. Davvero troppo forte. E tra l'altro lei non mi sembra che non stia nemmeno sfruttando tanto il tasto destro, il colpo potenziato. Non mi sembra di vedere sfere che continuano a vagare in giro lì. Anche perché in questo caso la torretta sarebbe ancora più inutile. Come in questo caso, vedete. La situazione si scalda. Non l'ho presa mai. Vabbè. Non l'ho presa mai. Andavano troppo lenti i colpi. Dai, abbiamo perso anche questa. E via. Comunque Torbjorn, campione molto situazionale, mettiamolo così. Non è malaccio. Secondo me l'ha migliorato rispetto ad Overwatch 1. Vabbè, migliore. Se migliore la partita di Ankarat, non ci sorprendiamo. Anche perché ha usato una ultimate. Boh, va bene. E poi ho ucciso pure me alla fine. Comunque sì, secondo me l'hanno migliorato un po' rispetto ad Overwatch 1. La torretta non è così potente. E è una cosa buona, sicuramente. Quindi, anche questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate sia di Torbjorn che del suo cambiamento rispetto ad Overwatch 1 e in generale del videogioco Overwatch 2. E magari datemi anche dei consigli su come usarlo al meglio. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!